chiudiamo questa serata con Rafa, abbiamo già sentito di Spacey, il tempo, il città, e vediamo quindi come sono utilizzati, diciamo, all'interno di questo, diciamo, strumento, diciamo, quindi Rafa. Però prima di vedere come localizzato, diciamo, l'utilizzo di Spacey, voglio fare una leggera digressione su quelle che sono le classificazioni degli assistenti virtuali. Partendo perché il classico assistente, diciamo, di notifica, cioè invia dei messaggi notifica tramite WhatsApp, all'assistente, diciamo, alle frequenti, cioè risponde a delle domande, quindi in questo caso c'è una parte utente, ed è tuttavia, diciamo, che oggigiorno utilizzato. Queste prime due tipologie di assistenti sono degli oggetti conversazionali, cioè sono programmati per assolvere un determinato, quindi, compito. Per poi passare a quelli che sono, diciamo, l'assistente, diciamo, contestuale, quindi un assistente che in questo caso, diciamo, è in grado di interagire maggiormente, quindi, diciamo, un dialogo, quindi è programmato, quindi è una vera chat, diciamo, programmata, quindi per simulare delle conversazioni più reali. Tutte queste tre tipologie di assistenti sono utilizzate, diciamo, da RASA, cioè possono essere realizzabili quindi da RASA, mentre, diciamo, poi sono pianificati nella piattaforma di RASA l'utilizzo di ulteriori due assistenti in futuro, che sono, diciamo, un assistente personalizzato, quindi fornire delle risposte, diciamo, personalizzate, oppure un gruppo, diciamo, di assistenti virtuali che sono in grado, diciamo, saranno in grado di pianificare quel processo, diciamo, produttivo aziendale in funzione di quelle che le esigenze, diciamo, del cliente. Ma a questo punto, quindi domandiamoci, quindi, che cos'è, quindi, diciamo, quindi RASA, perché utilizzarlo? RASA quindi è una framework, quindi una piattaforma open source costruita da una libreria di Python, e in questo caso, diciamo, altamente scalabile e, diciamo, flessibile. In questo caso, diciamo, riesce a creare delle soluzioni personalizzate, proprio perché è uno strumento, quindi, open source. È nato da una startup, diciamo, a San Francisco nel 2016, anche un reparto, diciamo, di ricerca e sviluppo, diciamo, creativo. In questo caso, quindi, è uno strumento anche, diciamo, semplice, può essere utilizzato, diciamo, tranquillamente, basta avere delle conoscenze, diciamo, di programmazione e anche un po' di machine learning. Quindi più si hanno, quindi, queste competenze, più si può, quindi, customizzare, diciamo, il chat che si vuole andare a creare. E vediamo, quindi, diciamo, quindi, come funziona. Diciamo, in questo contesto, diciamo, possiamo dire, quindi, che, allora, l'utente manda, quindi, un messaggio, e abbiamo, quindi, quello che con RASA NLU si cerca di capire che cosa l'utente ci vuole dire, e RASA Core invece cerca, quindi, appunto, di rispondere, quindi, diciamo, al messaggio di utente. Poi nel, diciamo, maggio 2019 è entrato in vigore, quindi, RASA X, quindi un ulteriore strumento che ci consente, diciamo, di andare, quindi, a migliorare le conversazioni e portare in produzione, diciamo, il nostro assistente virtuale. Allora, a questo punto, diciamo, quindi, vediamo nel dettaglio del 3, quindi, diciamo, quindi, macro blocchi, e vediamo che in questo blocco, quindi, entra in gioco quello che è Space, cioè quello che abbiamo visto finora, Space, e, quindi, diciamo, intenti, identità, nonché, quindi, diciamo, quindi, anche l'organizzazione banale. Però quello che voglio far vedere è di cos'è RASA NLU, che è Natural Language Understanding. Cioè, in questo processo cosa succede? Che arriva, quindi, appunto, il messaggio, RASA NLU cerca di mappare l'input dell'utente attraverso, quindi, che sono, diciamo, quindi, una mappatura, diciamo, di individuare quelle che sono gli intenti, cioè, quindi, le motivazioni. The car is broken, have to call a tow truck, please. L'intento, cioè, l'assistenza, diciamo, di un soccorso, quindi, diciamo, stradale. E quindi in questo caso, quindi, appunto, cerca di creare quello che è praticamente, diciamo, una vettorizzazione, diciamo, quindi cosa fa? Con la space, diciamo, con le due space, quindi viene effettuato quella con una tokenizzazione, diciamo, della diciamo, della frase, e in questo caso, quindi, cerca, quindi, appunto, per ogni token di creare, quindi, un vettore, e da qui creare, ecco qua, questo vettore, quindi, già mandare uno spazio vettoriale da dare un input a quello che sarà poi, diciamo, il machine learning. Poi vediamo l'entity extraction, quindi l'estrazione, diciamo, dell'entità. Quindi in questo caso l'entità è tow truck, cioè, quindi, è un sinonimo di quello che praticamente è RODELP, che è la mia, quindi, diciamo, quindi, diciamo, quindi RODELP rappresenta, diciamo, quella che è l'entity. Questo è un esempio, diciamo, estratto da che cosa? Da un caso in cui, per esempio, ho applicato, diciamo, la costruzione, diciamo, di una chatbot, diciamo, di un assistente virtuale utilizzando RASA. Cioè, il mio obiettivo era quello di creare un assistente che fosse rispondesse a delle situazioni di emergenza, cioè l'utente cosa fa? Si trova in una situazione di panico, di emergenza, cosa deve fare? Non sa cosa fare, allora, quindi, diciamo, digita, quindi, diciamo, un'emergenza, quindi, sulla chatbot, su questo assistente virtuale, gli fornisce un numero. Quindi sono stati individuati, quindi, 6 situazioni di emergenza: ambulanza, polizia, vigile del fuoco, soccorso stradale, quindi, in questo caso RODELP, emergency RODELP,
soccorso aereo e quindi assicurazione. E quindi questo, diciamo, un esempio classico, quindi, diciamo, di soccorso stradale. RASA, in questo caso con RASA NLU, possiamo avere quindi la gestione, diciamo, degli intenti, la gestione delle entity extraction e entity extraction con diverse, diciamo, quindi, tipologie, diciamo, di librerie. Per esempio, quindi, diciamo, per quanto riguarda gli intenti possono essere utilizzati, diciamo, quindi spacing, ma può essere utilizzato per esempio il TensorFlow a seconda se la frase ha dentro quindi più intenti, quindi, diciamo, diventa più complicata la stessa espressione. Oppure, quindi, diciamo, quindi anche per quanto riguarda, diciamo, le estrazioni, diciamo, delle entità possono essere utilizzate, quindi siamo, quindi, diciamo, diverse librerie di spacing. Io in questo caso ho utilizzato una libreria in cui vado, quindi, diciamo, a che cosa taggare personalmente quelle che sono le entità, in modo tale, quindi, diciamo, da personalizzare, diciamo, lo strumento. Infatti, quindi, diciamo, in questa fase, diciamo, di RASA NLU, due sono, diciamo, le questioni, diciamo, fondamentali. La prima, creare, quindi, diciamo, un dataset di addestramento, diciamo, quindi per la gente, perché quindi logicamente in questo modo, diciamo, quindi quello che si definisce nel model, c'è un dataset dove quindi in questo caso la gente riesce a capire, diciamo, riesce in questo caso a percepire quello che sarà, sostanzialmente, diciamo, quindi addestrarsi quelli che possono essere i futuri messaggi da parte dell'utente. E dall'altra, quindi, diciamo, quindi la personalizzazione passa da quella che è l'impartner, cioè dove io vado a selezionare, quindi, diciamo, le varie librerie. Per questo quindi una soluzione altamente customizzata. Quindi in questo caso abbiamo visto che, diciamo, quindi gli spacing che viene utilizzato, quindi, diciamo, come preprocessing per la renderizzazione, e poi quindi viene creato questo fattore, cioè questo spazio vettoriale di input a quello che è la libreria machine learning, in questo caso che ho utilizzato, che è il machine learning. Viene utilizzato il machine learning per, quindi, diciamo, che cosa fare? La previsione dei futuri messaggi, quindi vedere la classificazione, diciamo, dei messaggi, quindi capire se, diciamo, in questo caso vedere quanto, diciamo, riesce a percepire i futuri messaggi, classificare in maniera, quindi, diciamo, adeguata in base agli intenti. Possono essere utilizzati da software piuttosto, quindi, diciamo, supporto per altre machine, a seconda, diciamo, delle librerie che quindi vado, diciamo, a selezionare. E in questo caso, diciamo, quindi RASA NLU quindi fornisce, quindi, diciamo, gli input, quindi cerca di capire quello che è il messaggio, quindi con gli intenti, in questo caso vengono mappati le frasi, si cerca di creare dei dati strutturati da fornire poi in pasto a RASA Core. RASA Core è l'altro blocco, cioè l'altro blocco che quindi si occupa di che cosa? Di gestire, diciamo, quindi il dialogo praticamente con l'utente. Quindi arrivano questi messaggi, vengono, quindi, diciamo, creati dati strutturati, input per gli spazi vettoriali, diciamo, dati da input alla RASA Core. RASA Core quindi è costituito da un tracker, da un policy e da un'azione. Cioè un tracker quindi, diciamo, gestisce vari, quindi, diciamo, stati della conversazione. Abbiamo una policy che decide come, quindi in questo caso, agire nei confronti, diciamo, del messaggio che ricevuto, e poi quindi si esplica questo tramite un'azione vera e concreta, quindi tramite un messaggio. E quindi tramite l'API cosa fa? RASA Core va a estrarre quella che è una risposta, quindi adeguata in base alle funzioni, quelli che sono gli intenti e le entità, diciamo, quindi fornite all'utente. Qui vediamo quindi un classico, diciamo, quindi esempio, quindi continuiamo con quello che è per esempio la situazione di emergenza. Allora vediamo quindi, diciamo, che cosa succede. Quindi RASA Core, in questa fase di RASA Core due sono le fasi fondamentali. La prima, quindi, diciamo, quindi creare quindi una serie di storie, quindi, diciamo, simulare, quindi semplificare, diciamo, esemplificare, quindi simulare quelle che sono le conversazioni. In questo caso la conversazione è molto, quindi, appunto, semplice, una semplice conversazione. E allora, quindi, diciamo, la prima, quindi in questo caso abbiamo, quindi, diciamo, quindi con il diagramma, quindi, diciamo, qua del, quindi, flusso, diciamo, quindi della conversazione, e qui appunto rappresentato che cosa succede. Quindi, diciamo, l'utente, quindi, diciamo, saluta, quindi un ingresso in loop. Poi abbiamo quindi quella con UTBIT, quindi con la presenza UTBIT, quindi identificata quella che è l'azione da parte della gente. Quindi in questo caso il bot dice no, I can offer you an assistance on emergency situations. What number are you looking for? Cioè quale numero stai cercando? Allora, quindi in questo caso, quindi appunto la frase dell'utente è car is broken, I need to call it to traffic. Quindi in questo caso viene identificata quella praticamente, diciamo, lei. E quindi in questo caso, diciamo, quindi la mia, diciamo, quindi cioè assistenza, quindi appunto l'emergenza, una situazione di emergenza e assistenza stradale. L'azione, quindi risposta, è l'interaction road help, cioè quindi the number to call for any type of emergency in Europe is 112. Ma depending of your country, you can call the following numbers, cioè sono stati elencati anche vari quindi paesi con i vari principi. È vero che quindi c'è un numero unico, però se vado dei vari paesi ci può essere quindi una distinzione. E a questo punto poi quindi diciamo un saluto, quindi a fine many thanks, e poi una reazione di risposta, io vai. Quindi in questo caso, diciamo, vediamo, questo è un esempio, diciamo, quindi di quella che è una semplice, quindi, appunto, conversazione. Cosa è stato fatto? Per ogni, quindi, diciamo, in questo caso per ogni quindi entity è stato quindi creato quelli che sono uno schema di conversazione.
E quindi in questo caso poi bisogna creare quello che è il dominio, cioè il dominio è l'altra parte, cioè importante, diciamo, di casa fuori, che è quindi appunto uno schema in cui viene specificato proprio quindi l'architettura, quindi diciamo del dialogo. E quindi in questo caso, diciamo, in questo caso quindi sostanzialmente, diciamo, devono essere introdotti che cosa? Quindi, le finalità, i termini chiari, quindi gli utenti, che quindi appunto sono questi, le entità, poi quindi le azioni, la parte diciamo della chat, i templates in cui vengono inseriti quelli che sono i messaggi di testo. E quindi diciamo anche i results, che sono un altro, quindi diciamo di una memorizzazione di termini chiari, che quindi permette di tenere, diciamo, conto in memoria lo stato della conversazione. A questo punto quindi finiamo quindi, diciamo, con Rasa X. Allora, Rasa X perché è stata introdotta? Perché in questo caso, diciamo, l'obiettivo, la domanda è, logicamente, diciamo, non si può risolvere, quindi il chatbot non è intelligente, quindi non si può riuscire quindi a creare un chatbot totalmente intelligente soltanto quindi con gli algoritmi, ma si deve andare oltre. E questo oltre cosa vuol dire? Vuol dire quindi, diciamo, apprendere dalle reali quindi, diciamo, quindi conversazioni. E quindi Rasa X consente proprio questo. Permette, diciamo, sia quindi, diciamo, quindi appunto di facilitare il passaggio quindi in produzione dello strumento, quindi mettendo, diciamo, quindi un'interfaccia, quindi facilitando un'interfaccia con Docker o altri strumenti come Kubernetes, ma dall'altra quindi permette, diciamo, di interagire con canali esterni quindi come Slack, come Messenger, e quindi questi canali esterni dove qui quindi si possono diciamo, ottenere, diciamo, delle informazioni, conversazioni, monitorare conversazioni con altri test, e quindi in questo caso quindi queste simulazioni di conversazioni possono essere visualizzate. Si può anche quindi correggere lo stesso quindi assistente virtuale, e quindi diciamo, fare tesoro di queste, diciamo, correzioni di questi dati per quindi, diciamo, inserirlo nell'addestramento, diciamo, nella successiva fase, diciamo, appunto di addestramento. Quindi in questo caso oltretutto c'è qua anche la possibilità di utilizzare quello che è un apprendimento interattivo, cioè quindi si interagisce con il chatbot, ti chiede quindi un feedback, e tu sei in grado di fornire questo feedback e quindi correggerlo dove sbaglia, e quindi utilizzare quindi questi dati come sempre di addestramento. A questo punto quindi, diciamo, qua vi ho fornito quelli che sono diciamo, gli link, quindi, diciamo, di quello che appunto è il notebook su GitHub, e poi quindi, diciamo, diciamo, quindi una spiegazione, quindi, diciamo, di quella che è la maggiore spiegazione di quella che appunto, diciamo, sono utilizzato, diciamo, questo assistente conversazionale che è stato realizzato.